scritta benissimo da Matteo Garrone nel film, costruito sul libro Sappiamo Morra. E appunto quella potrebbe essere, si potrebbe dire che è un'architettura da distruggere, ma forse la distruzione non è neanche la soluzione, forse il fatto che alcuni studenti abbiano voglia di confrontarsi con questa architettura dimostra anche che la sua esistenza non è inutile. L'anno scorso abbiamo lavorato per un progetto alla Biennale su un'architettura che anche molti vorrebbero vedere crollare, che è il quartiere Sant'Elia a Cagliari, che è un altro episodio di public housing degli anni 70, considerato adesso una specie di mostro, e abbiamo ipotizzato non tanto una distruzione ma una specie di lento inesorabile abbandono che potesse portare alla riappropriazione da parte di altri inquilini che non sono quelli umani ma per esempio animali, vegetali, eccetera, del luogo. Questo non so se è una... Sì, noi abbiamo una particolare passione per tutta l'architettura radicale, in particolare quella italiana. Crediamo che sia un momento, un episodio molto felice della nostra storia architettonica italiana e che per nostra esperienza all'interno delle facoltà è stata dimenticata, ignorata, sicuramente non ha portato a risultati immediatamente comunicabili dal punto di vista didattico, però vale la pena fare delle riflessioni su quel momento. Poi c'è anche quella giapponese, c'è anche quella austriaca, c'è anche quella inglese, americana, eccetera. C'è anche quella che deriva da quella... Però perché non partire da quello che è successo proprio in casa nostra? È paradossale che appunto il libro più completo su Superstudio, che sono fiorentini, ma non c'è più Superstudio per cui erano, sia stato scritto da un americano, anzi due americani, per anche William Mankin, un americano che poi lavora in Italia, che è venuto in Italia apposta perché è interessato al lavoro di Superstudio, di cui non c'era un archivio, cioè un archivio ma non c'era una restituzione soddisfacente dell'archivio dei loro lavori. E penso che siano stati liquidati troppo in fretta e noi cerchiamo di ragionare nuovamente sulle utopie, che si possono considerare utopie o non utopie, non so, il discorso sull'utopia oggi è abbastanza difficile perché invece c'è una specie di ritorno al pragmatismo, soprattutto in tempi di crisi si dice che bisogna fare le cose reali, e noi pensiamo che invece alcune cosiddette utopie possano oggi più che mai darci delle visioni anche verso cui tendere o verso cui evitare di tendere le visioni nel lungo periodo in tempi di crisi per noi siano importanti. Secondo me c'è una situazione non è grigia. Se devo fare dei nomi, ci sono dei gruppi che hanno lavorato negli ultimi anni che sono molto validi, come 2APP a Roma, K-Pop a Genova, questi sono Nabito, che però lavorano a Barcellona. Che lavorano purtroppo a Barcellona. Sono ormai. Solo che credo che forse l'università o la situazione italiana abbia creato qualche situazione. Forse adesso si sta cercando di scoprirla un po' più. Almeno quando ero studente pochissimo tempo fa, mi è capitato solo una volta di confrontarmi con questi giovani gruppi. Non erano invitati nell'università se non quel caso da Stefano Boeri che cercava di portarli all'interno di un corso. Sì, forse l'università dovrebbe tenere più conto di queste emergenze. Forse sì. Il sistema universitario non è organizzato per tener conto di queste emergenze.
poi se la, se la tua domanda era più in generale sul contesto dell'architettura italiana, o, cioè è vero che c'è questa discrepanza tra delle energie molto positive, molto propositive anche, che arrivano da esperienze di gruppi di architettura giovani, eccetera, e un contesto che, a quello che si dice, tutti quanti giudichiamo poco fertile, poi per una particolare situazione politica, particolare situazione economica contingente, una particolare situazione delle università, eccetera. E poi come italiani abbiamo spesso la tendenza un po' a piangerci addosso e dire che tutto va male, quindi ci sarà una sorta di rinuncia iniziale. Noi come italiani per il momento stiamo lavorando qui e non escludiamo però di lavorare all'estero, l'abbiamo già fatto e pensiamo che, non so, la nostra condizione sia anche una condizione di, tutto sommato, di libertà oggi, di decidere dove lavorare, come farlo e soprattutto che cosa fare, perché non so, il nostro caso è quello particolare, ci occupiamo di cose molto diverse, l'attività che va dall'editoriale alla grafica, alla insegnamento, appunto, al libercarico, la vera e propria architettura, che però appunto non a caso metto come ultima voce. Adesso questa voce architettura sta diventando più presente e speriamo.